Pochi sanno che la Sicilia è uno dei mercati più importanti per quello che riguarda l'autotrasporto e anche la regione che può mandare forse il maggior numero di autotrasportatori. Ci troviamo qui nell'autodromo di Pergusa in un evento organizzato da Iveco e quindi ne approfittiamo per capire un po' come si sta muovendo l'economia regionale e l'economia meridionale. Lo facciamo con due protagonisti di questo mondo, e cioè Emanuele Licitra, che rappresenta, diciamo, la parte orientale della Sicilia, ovvero la concessionaria Primo Sole di Catania, e con Rosario Battaglia, che invece rappresenta la parte occidentale con la Trinacria, altra concessionaria Iveco. Allora, come sta andando il mercato nel meridione, in Sicilia in particolare? C'è area di crescita, area di ripresa come nel resto del paese? Cominciamo dal dottor Licitra. Sì. Dall'anno scorso e quest'anno in particolare c'è un leggero incremento sulla gamma leggera. Cioè, oggi è leggermente in crisi il mercato della distribuzione, mentre per quanto riguarda i medi e pesanti, cioè, il mercato è cresciuto di oltre il 30%. Il mercato è cresciuto, e in questa fase di crescita noi di Iveco naturalmente stiamo guadagnando parecchia quota di mercato, cioè grazie naturalmente alla nuova produzione Iveco, dei nuovi prodotti, Stralis. Vediamo se anche a Palermo è così. La situazione è più o meno la stessa, siamo con una crescita circa il 20-25%, a comprare devo dire non soltanto i padroncini, con cui abbiamo fatto un buon lavoro in passato, perché molti sono affezionati ancora al prodotto Iveco e lo saranno ancora di più con i nuovi prodotti, ma anche le piccole e medie flotte, che comunque serviamo abbastanza bene e che sono ancora più attente al prodotto con l'arrivo della macchina XP, che è un prodotto specifico proprio per questa tipologia di clienti. Quindi in una battuta, vediamo un argomento specifico, cioè il trasporto del refrigerato e il trasporto del fresco. La Sicilia è una regione chiave per l'Italia e per l'Europa. Si sta riprendendo anche questo settore in una battuta? Sì, si sta riprendendo. Lo vediamo in ripresa. Grazie. E la sua opinione? Sì, è in ripresa, anche perché stanno crescendo delle grosse flotte, sul catanese in particolare, che stanno, cominciando a lavorare anche al nord, quindi questo è un aspetto che ha portato a questo incremento di vendite sulla nostra zona. Oggi le vendite si sono spostate in più dal padroncino, di una volta, in cui avevano una quota superiore a quella delle grandi flotte. Oggi la situazione si è invertita, oggi sono meno piccoli padroncini e più grandi flotte che stanno, queste grandi flotte, prendendo delle commesse in Nord Italia. Benissimo. Per cui, quindi, questa è l'espansione che il veicolo pesante ha, questo incremento di mercato. Quindi auguri Sicilia, e per questo collegamento è tutto, la linea allo studio e un saluto da Pergusa.